Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di The Battle Cats. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andate anche a vedere il video di Ildan di ieri, perché Dragon Ball Legend è un bel gioco e non ve lo dovete lasciare scappare, mi raccomando. Allora, oggi andiamo avanti. Ho farmato un altro bel po' di cat food, infatti si vede siamo a 1600. Mi sono fatto anche qualche XP farm, come mi avete detto voi off camera, così magari riuscivo a potenziare un po' il mazzo. E ho preso uno dei vostri consigli e oggi andiamo a fare una bella cosina. Ma prima di tutto andiamoci ad aprire le nostre cat capsule. Anzi, ci abbiamo prima Gamatoto. Gamatoto, la nostra patata deve tornare. Bella patatona mia Gamatoto, vieni qui, livello 19. Vai, che ci riporti? Guarda, per poco diventava pure livello 20. Bravo Gamatoto. Ok, reward 72.000 di esperienza, cominci a fruttare bene, bravo Gamatoto. Ok, io direi di rimandarti un pochino allo sbaraglio e ti mando, vediamo un po' qualcosa di nuovo. L'ultima cosa che c'è, Tomb of Gold, che ci può dare i Ketsei Special, che non sono per niente male. Quindi vatti a fare un bel full expedition e ci rivediamo al prossimo episodio Gamatoto. Bravo Gamatoto. Ok, torniamo indietro. Abbiamo i ticket normali che sono molto utili, quindi andiamoceli a prendere, vai così. Cat Capsule Machine, dacci qualcosa di buono. Che cos'è? Lo studi, ok, se non erro non ce l'abbiamo ancora al massimo, quindi possiamo ancora potenziarlo. Try Ons Cat Capsule Machine, vediamo un po' che cosa ci dà la seconda. Ok, l'uccellino. Va bene, e rieccomi, c'era un piccolo bug nel green screen e l'ho fissato al volo, così non dite Marduk ha lasciato l'angoletto lì. L'ho lasciato l'angoletto lì ma per poco. Allora, che cosa c'è adesso? Red Booster, Limited Super Rare 2. Ok, molto interessante. Allora, che ci sta a Uber Rare? Pai Pai. Potremmo andare a provare a farlo. Abbiamo anche il Try Ons 150, il Try 11 1500 e il 3 Capsule Draw 300, che va a aumentare piano piano. Sinceramente non ne ho abbastanza, perché se non l'avrei fatto molto volentieri. Ne ho soltanto 1600, quindi arriverei alla seconda tappa, e l'ultima, che è quella dell'Uber assicurato, non ci dovrei arrivare. Peccato, peccato, peccato. Allora, così posso fare 3 capsule, poi con i 750 posso fare le altre, e poi con i 1000 rotti posso fare l'Uber assicurata e l'Exp. Sapete che vi dico? Oggi faccio così, dai. 3 capsule draw, me li preparo, ok. Quindi ne abbiamo aperti 3. Buono così, vediamo un po' cosa ci esce. Lo Shaman Cat, il Pogo Cat, che lo vogliamo far diventare molto interessante, Awakened, e il Freshman Cat. Ok, 750, 5 capsule, quindi in totale ne apriremo 8. E ci dà 1.000.000 di XP gift. Ci piace, quindi andiamocela a prendere. Quindi 3, 4, 5 cat, va bene. Più quelli di prima sono 8. Perfetto, il pirate cat che non ci serve a niente. Il Wertening cat, lo Swordman cat che può essere utile in seguito, la Juliet cat e il Delinquent cat. Più il 1.000.000 di esperienza, ok. La prossima costa 1050, 7 capsule più Uber Rare garantita e 1.000.000. Allora, sicuramente il prossimo episodio lo registrerò leggermente prima, perché così arriverò ai cat capsule sufficienti per fare quella Uber Rara, assolutamente. Va bene, andiamo a fare quello che dobbiamo fare oggi. Oggi, ragazzi, andiamo a fare una bella corsetta negli Story of Legends, perché li devo portare avanti. E qualcuno nei commenti mi ha detto: Mordug, ti sei dimenticato di portarlo avanti, devi finirlo. Costano meno di energia e ci sta la possibilità in più di trovare i tesori oggi, quindi è l'occasione giusta. Mi sono fatto un mazzo, diciamo, ipotetico anti-alieno, perché non ho visto i livelli in special modo. Quindi ho fatto uno stile così, diciamo, con tutti gli anti-alieni. Ok, anche se questo è un anti-angelo e rosso e nero qua, però è molto comodo. Questo prende un po' tutti e con Knockbacka. Questo fa lo slow, questo fa lo slow, questo fa il knockback e lo slow e lo stun, e dai la miseria, quindi stiamo abbastanza messi bene. Direi di andare a cominciare immediatamente con il Giappone. Ho messo lo speed up, così se è abbastanza easy da fare ce lo facciamo velocemente e ce lo leviamo di mezzo. Dai così, intanto sto mettendo roba che covera tranquillamente, ok. Allora, quei sombra fanno saltare tutto tranne i black, quindi va bene così. Allora, mettiamo un pochino di robina media. Cominciamo a mettere roba, anzi, sinceramente forse è un po' esagerato perché adesso può evocare. Però questi sono i primi livelli, quindi questi li possiamo buttare anche giù dai cattiveria, dai.
Dai, dai, cattiveria spinta. Che ce frega, c'ha 6.000. Ma che cos'è? Possiamo runnare pesantemente. Ok, dai, lo speed up ci serve. Ok, si continua, siamo in Corea. Quindi abbiamo capito che oggi andiamo a fare una speed farm di cattiveria. Perché qua tanto sono tutti livelli bassi, quindi possiamo devastarli immediatamente. Vai dai cattiveria, quei piccoletti. Te provo rovino quei piccoletti. Dai, è così. Andiamo subito a levarci sto carciofo qua, sto pezzo di zucchina. Che cos'è quello? Va bene, vittoria. E si prosegue ancora. Mamma mia, 37.000 di esperienza e anche il tesoro. E si continua con la speed di cattiveria. Andiamo avanti a pulire tutto. Adesso siamo in Cina. Ok, vai, pulisci, pulisci, mordughino. Leva di mezzo tutta questa robaccia. Vai, dai cattiveria. Pulizia, pure i rossi evoca. Per fortuna che ho messo il cosetto qua. Ok, che è antirosso. Vai, che vanno giù piacevolmente i rossi. Ok, l'abbiamo massacrati e li stiamo pulendo. Ciaone proprio. E anche la Cina se ne va, con tanto piacere. Grazie, cosa ci dai? Speed up, perfetto. E il tesoro, ottimo. Tocca alla Mongolia e andiamo a fare sempre speed upata di cattiveria. Vai così. Ok, sto evocando di tutto, che bello. Evochiamo tutti i piccoletti perché tanto questa si vince subito. Abbazziamo le caprette con i grezzi e tutto il resto, vai così. Ok, coccodrillo, mamma mia, pulizia, ciaone. Ciaone proprio, ciao Mongolia. Sei andata giù anche tu molto rapidamente e ci dà il premio per la velocità. Ok, allora, 45.000 di esperienza che sono buoni e il tesoro. Mamma mia, ha attivato Ancient Tablet. La nostra speed up farm continua con la Russia. E andiamo a fare i culetti a striscia alla gente. Vai così, vai così. Pulizia, pulizia. Vai, evochiamo tutta la roba che uccide direttamente. Ok, ci piace, vai, spingete. Ok, tanto vi arrivano notifiche, speriamo non le sentite. Vai così, 12.000 di vita e lo buttiamo giù immediately. Mica tanto, ha evocato la fochetta, vabbè. Fino adesso alieni non ne vedo, vedo qualche rosso ogni tanto, ma alieni neanche l'ombra. Ok, dovremmo averlo sconfitto, grazie Russia. 8.000 di esperienza, più cat CPU, più il tesoro, buono. E ora ci tocca la Norvegia, andiamo a fare neri anche quelli della Norvegia, che mi mettono immediatamente l'ippopotamone. Ok, vuoi far simpatico, tu della Norvegia, di la verità. Volevi far simpatico con l'ippopotamone. Che ce vuoi fare con l'ippopotamone contro di noi? Non ho capito. Ripetimelo che non l'ho capito bene. Un alieno. Che bello. Noi abbiamo tutto anti-alieno. Mi sa che fa una brutta fine quella specie di ippopotamo alieno. Ah ah. Slowato, stonnato. Vai così. Lo buttiamo indietro. Boom. Ciaone anche a lui. Norvegia buttata su. Istantanea. 8.000. Cat ticket più uno. 50.000 di esperienza. E il tesoro. Meglio di così. Ok, siamo in United Kingdom e anche questa ce la facciamo speedata di cattiveria. Assolutamente. Ok, già evoca alieni. Va bene così, noi mettiamo roba anti-alieno. Ok, abbiamo tutto il tempo, quindi cerchiamo questa volta di essere un po' più precisi anti-alieni. Va bene, evochiamo tutta la robina piccola. Ok, oh che bello, cominciano a evocare un po' di alieni. E questa è una cosa interessante. Tanto non ci muoviamo da là, è inutile che te ci impegni. Qua, 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 qua. Guarda che simpatici, guardali, 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 guardali. Con la fochetta aliena che pensa di poter spostarsi da là. Ok, con lo speed up poi è un attimo, quindi, te pare? Olle, facciamo l'uccisione. No, l'abbiamo mandata solo indietro. Ok, la fochetta aliena sta resistendo, ma noi... No, l'abbiamo ammazzata senza Uber, volevo evocare l'Uber. Ciao Uber, sei stato molto bello, però non ci sei servito. Vittoria, ok, 60.000 di esperienza e che ci porti? No, il tesoro, peccato. E si va in Danimarca, sempre speed upata di cattiveria. Non evoca niente finché non lo tocco, quindi facciamo un po' di level up provvisori, perché ho visto che comincia a diventare un po' più impegnativo. Sempre speed upato. Ok, vai così. Ho sbagliato, volevo mettere lui perché è antirossi. Vabbè, l'hanno ucciso lo stesso, quindi nessun problema. Ok, comincia a evocare roba. Ah, ha evocato roba rossa, tanta roba rossa. Vabbè, sti cavoli. Siamo belli potenziati, li dovremmo fare neri questi. Olle, olle. Che bellezza, li teniamo fermi là. Ok, li becchiamo anche, quindi stiamo proprio a pennello. Mamma mia, Danimarca va giù che è un piacere. Ok, score 7.000, speed up e normal helmet. Quindi abbiamo anche il tesoro. E siamo in Germania, di cattiveria in Germania con lo speed up anche da loro. Ok, allora, continuiamo, ce la dovremmo fare, potenziamoci un po'. Allora, la farfalla mi ricordo che è un maledetto alieno, quindi cerchiamo di... cominciare a gestircela in maniera un po' diversa. Vediamo un po'. Ok, teniamoli un po' fermi là, perché voglio fare almeno qualche potenziamento. Ok, vorrei evocare anche loro a sto punto. Olle, olle. Li stiamo tenendo fermi là, olle. Vai che evochiamo qualche uberona che ci può servire in questo momento. Mamma mia,
Ok, lo 0-1 che va a dar fastidio alle farfalle. Ok, spam, long range. Andiamo a evocare anche il drago che è velocissimo. Così con lo speed up facciamo ancora prima. Andiamo a evocare anche il black cat e l'abbiamo evocati tutti e tre. Mamma mia, finalmente abbiamo evocato tutti e tre gli Uber in Germania. 24.000 di vita e vediamo un po' se lo buttiamo immediatamente giù. Che bellezza, che bellezza. Shottata la Germania. E un po' tesoro, buono. Ok, siamo in Francia. Allora, mettiamo solo i tank. Forse non dovevo evocarli perché tanto finché... Ah no, no, evocano, evocano. Ok. Allora, andiamo leggeri, facciamo un paio di level up. Giusto per arrivare al conteggio minimo per poter evocare roba grossa. Ok, per adesso mi mantengo solo con i tank, così evochiamo gli uberoni. Che appena escono i maledetti alieni, li facciamo secchi. Ok, bellissimo, stiamo evocando solo i due tank. E non si muove la gente da lì, fantastico. Ok, ho evocato il primo uberone. Vai così de cattiveria. Babba via. Cioè, non si sono mossi da lì, poverini, col doppio tank. Ok, li abbiamo fatti neri, quindi posso evocare il secondo uberone. Andiamo diretti di uberoni questa volta. Ok, il neo. Olè. Adesso dovrebbe evocare roba aliena, che viene massacrata istantaneamente dai nostri uber anti-alieni. Dovrebbe succedere così di norma, vediamo un po'. Scatush, e va giù anche la torre di Francia. Ok, niente, neanche il tesoro. E si continua, speed up farm sempre contro la Spagna questa volta. Mamma mia che bello. Mamma mia che bello, andiamo solo con i tanconi un'altra volta. Ok, potrei finirla anche prima, ma c'ho paura perché se cominciano a evocare roba gentilina, converrebbe evocare roba un po' più seria. Sicuramente voglio evocare lui, perché lui è una mini Uber e fa il suo sporco lavoro anche contro i bianchi. Ok, vai così, vai che posso evocare la prima Uber, fatto. Ok, vai così con i tank. Perfetto, posso evocare la seconda Uber, fatto. Ok, vai con i tank. Bellissima sta cosa. Troppo easy, sono livelli troppo easy per adesso. Speriamo di riuscire ad arrivare a livelli abbastanza seri più avanti. Oddio, ha evocato, mamma mia, il canguro con le ghele. E il canguretto con le ghele, quello lì mi ricordo che era abbastanza forte per essere un alieno, però muore subito. Spagna buttata giù. Ok, 72.000 di esperienza e anche il tesoro, minca male. E vediamo di speed upare anche Monaco. Ok, ho evocato solo il tank. Vai così. A livello 3. Sta evocando solo cagnolini, quindi mi mantengo così. Lo sto facendo apposta perché così almeno posso fare level up senza troppi problemi. E senza che quelli ci diano troppi problemi, anche perché sono piccoletti. Il problema è che è anche molto ravvicinata la situazione. Ok, sono a livello 6, quindi la velocità di ripresa dei nostri bellissimi punticini è molto più ampia. Quindi tra un po' posso evocare già gli uberoni, che è il mio scopo in verità, evocare immediatamente gli uberoni. Opela, evocati gli uberoni che verranno coverati dai nostri tank. Olè, vai così. Adesso ci tiriamo subito quello iperveloce. Ok, adesso tra un po' ci evochiamo pure lui, perché ci sta. Perché adesso cominciano ad arrivare gli alieni, ne sono quasi sicuro. Vabbè, pensavo peggio, però insomma può essere fastidioso se non gestito. Ok, evochiamo tutti e tre i piccolini. E andiamo a pulirci anche Monaco, che muore direttamente. Grazie Monaco, molto gentile. Andiamo avanti. E siamo arrivati in Italia. Mamma mia l'Italia che bella. L'Italia è bellissima. Non evoca niente fino a che non la tocco io. Va benissimo così, evoco solo il tank. Livello 4. Ok, abbastanza tranquilla come situazione. Olè, ha evocato un rosso. E noi evochiamo lui per sicurezza. Va bene così, ha evocato un altro rosso. Ok, nessun problema. Potremmo anche rimanere così e andare di uberoni. Ok, vai, voglio evocare il secondo uberone. Tanto ci sta il tank che covera. Non c'è più il tank che covera, quindi mettiamocene in altri due. Ok, ci piace. Ok, seconda uberona sul terreno. E lui ha messo l'elefantone, che non è difficile da gestire. Ok, ci dovremmo essere. Cominciamo a piazzare roba grossa. Vai così. E facciamo pulizia subito subito. E ce ne andiamo alla prossima missione. Mamma mia, zero. L'Italia secca va giù. Score, tesoro, niente male. E ci portiamo a casa anche la Grecia, che dite? Dai, pure la Grecia. Oh, cavolo. Oh, cavolo. Comincia con il metallo. E allora qua devo iper spammare, raga, perché il metallo non si può uccidere con one hit. Quindi mi serve assolutamente avere copertura fino a che non muore. Ok, sta evocando di tutto lui e noi evochiamo di tutto. Ok, vai così.
Qui ci voleva un anti-metal e non ce l'ho a portata. E in speed up effettivamente potrebbe essere un grosso problema. Ok, vai. Ce la stiamo cavando, evocando tutto quello che abbiamo. Ok, l'ippopotamo se l'è preso già un danno, per fortuna. E mo se ne prende un altro. Mamma mia, abbiamo ucciso l'ippopotamo di metallo senza evocare nessuna Uber. Allora evochiamo tutto e massacriamolo in questa maniera. Stiamo andando indietro il Bear di cattiveria, mamma mia. Ok, i Bear, uno è alieno e uno è normale, regà, eh. Mi raccomando, non ci confondiamo. Ok. Quello normale è stato buttato giù. Quello alieno sta ancora là. Quell'alieno adesso lo andiamo a massacrare. Boom! Cattiveria, l'abbiamo con occhio beccato di peso. Ok, adesso da lì non si muove più e gli facciamo direttamente la base. Ciao Grecia, molto gentile. Punti esperienza e basta. Dai regà, facciamo la Turchia e poi ci fermiamo perché il video si sta allungando troppo e non vorrei finirla tutta con una botta, sinceramente. Allora, vediamo un po' se riusciamo a portarci avanti. Anzi, questa volta ci vado di rush. Di cattiveria, quello che esce, esce. Ippopotami, animali, uccelletti, quello che esce, esce. Vai, vai, rusha, rusha, Mordu, con quei piccoletti. Rusha con tutti i piccoletti che c'hai. Così, così. Vai a vedere il rascione di chi è più potente. Che poi non è vero. Ok, vai così. Polizia. Dovremmo aver già quasi toccato la base avversaria. Come evocherà sicuramente il mega alieno della fava. L'ha evocato, ma è morto prima. Bellissimo, bellissimo, 82.000 d'esperienza. Dai, un'altra perché la prima mi ha gasato. Perché ho evocato tutto insieme e sono riuscito a buttarli giù da cattiveria. E mo li ributtiamo giù da cattiveria, mi frega niente. Mamma mia. Vai, vai, evoca tutto Morduchino, vai, così te voglio. Bella così, livello 3. Spamma, spamma e devastali, falli tornare indietro. Sia gli alieni che allora, tutti. Non si devono muovere da là, no, si stanno a muovere un pochino, Sta cosa non va bene, sta cosa non va bene, stanno provando a camminare, regà. Ok, posso evocare l'Uber, ciao. Cattiveria, anche dopo aver iper spammato tutto posso evocare un Uber. Ok, sembra che stiamo comunque riuscendo a tenere abbastanza bene. Vai così, poi speed upato è una cosa da panico. Ok, vai, evoca tutto, evoca pure l'altra Uber, mamma mia. Spamma dei cattiveria, corri Mordug, corri. Corri, devastali, per favore devastali, che così. No, ha evocato un altro alieno. Il rinoceronte alien, wow. E chi se l'aspettava? Ok, e così l'abbiamo slowato. Probabilmente potremmo anche riuscire a stunnarlo se ce la facciamo. Ma eccolo che è stunnato. Mamma mia, perma stunnato, perma slowato. Resta lì e non si muove, grazie, molto gentile. E c'ha parecchia vita, sta resistendo. Sta resistendo ai nostri colpi, si sta facendo valere. Mamma mia, il rinoceronte alieno è qualcosa di OP e resistente. L'abbiamo ucciso, ciaone a Dubai. Ok, questo era l'ultimo livello per oggi. 5.000 di score, abbiamo anche il tesoro, niente male. E va bene ragazzi, questa era una piccola puntata farm, una bella puntata farm. Siamo andati molto avanti nella storia of legend, abbiamo fatto quasi 20 livelli, quasi, quasi. E non è male, non è male, perché dobbiamo portarlo al termine. Perché voglio sbloccare anche la forma della Valchiria, perché se non ero finendolo vi dà la forma Awakened della Valchiria, se non sbaglio. Va bene ragazzi, 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag TheBattleCats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo alla prossima puntata.